I titoli: aborto, l'Africa denuncia il neocolonialismo inglese, domestica cristiana strangolata da famiglia islamica, le lobby LGBT all'attacco di Hollywood. Un cordiale saluto, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Roma Libera. Secondo Obianuyo Ikeok, fondatrice di Culture of Life Africa, il Regno Unito si comporta come un leader neocoloniale che impone ovunque aborto, contraccezione, sterilizzazione e una deviante educazione sessuale. Lo ha dichiarato in una lettera aperta inviata ai deputati britannici in merito al dibattito aperto in Parlamento sul cosiddetto accesso ai diritti riproduttivi nel mondo. Lo stesso paese di Ikeok, la Nigeria, pur essendo formalmente indipendente dal dominio inglese, di fatto subisce le ingerenze e una sorta di aggressione socioculturale da parte delle lobby anglofone. Vi sono organizzazioni come Mary Stopes International, Planned Parenthood, l'IPACE ed altre che promuovono costosissime campagne di pressione sui parlamentari degli stati africani affinché accettino di legalizzare l'aborto nei propri paesi anche contro la volontà della gente. Sono spesso le stesse sigle che di fatto consentono la pratica di aborti illegali nelle nazioni ove siano vietati. Per questo è che Oka ha denunciato a chiare lettere un neocolonialismo ideologico contrario alla cultura della vita, innata nei cuori e nelle coscienze del popolo africano, che considera ciascun bebè nel ventre materno come un prezioso regalo di Dio. Non avrebbe pulito bene. Con questa semplice accusa i suoi datori di lavoro l'hanno strangolata. È la tragedia di questa vittima, Kainat Mazi, una 17enne cristiana al servizio come domestica presso una famiglia musulmana. La giovane aveva accettato l'impiego per aiutare i suoi genitori in condizioni di estrema povertà nella loro abitazione di Guyaranwala, nel Punjab, purtroppo però ha pagato ingiustamente con la vita. Ora c'è Hollywood, nel mirino dell'insaziabile JLAAD, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Il suo studio Responsibility Index registrerebbe nel 2017 una flessione nelle produzioni inclusive, ovvero con personaggi e temi omosessuali, 14 contro i 23 dell'anno precedente, il livello più basso mai raggiunto dal 2012 ad oggi. Il rapporto, giunto alla sua sesta edizione, evidenzia anche come nessuna pellicola abbia proposto protagonisti transessuali. Di parere diametralmente opposto alle organizzazioni pro-family, che hanno evidenziato come le produzioni hollywoodiane con soggetti omosessuali superino pur sempre e in modo netto la percentuale di gay e lesbiche presenti realmente nella popolazione. Ma la JLAAD non si dà per vinta e rilancia. Entro il 2021 vuole che i 7 maggiori studi di produzione dedichino il 20% delle proprie realizzazioni a storie con personaggi LGBTQ, per arrivare entro il 2024 addirittura alla metà dei film realizzati. Tra questi cito espressamente la 20th Century Fox, la Lionsgate, la Paramount, la Sony, Universal, la Walt Disney e la Warner. Ma la lobby omosessista non si limita a questo, pretende che ai suoi protetti vengano riservate parti di rilievo in pellicole comiche dei grandi budget, contemporaneamente al loro diffondersi nella fiction, come con Wonder Woman, Thor Ragnarok, Guardians of the Galaxy, da non dimenticarsi come la JLAAD abbia già sferrato una violenta campagna contro la Marvel per avere questa ignorato gli omosessuali nel film Thor, in particolare nella terza pellicola della saga, dove sono state ignorate le tendenze di due protagonisti nel fumetto descritti rispettivamente come bisex e omosex. Va detto del resto che certe trovate non incontrano assolutamente il gradimento del grande pubblico. Ad esempio, una serie a fumetti militante premiata dalla JLAAD è stata ritirata dal mercato essendo rimasta del tutto invenduta. Lo stesso la linea editoriale tentata a dicembre favorevole alla promozione LGBTQ, al femminismo e all'immigrazione clandestina è stata del tutto snobbata e abbandonata dai consumatori americani stufi di tutta questa propaganda. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Radio Roma Libera. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.